La Prima Guerra Mondiale fu il conflitto armato che coinvolse le principali potenze mondiali e molte di quelle minori tra l'estate del 1914 e la fine del 1918. A 100 anni dall'inizio della Grande Guerra a Castrovillari diversi sono stati gli appuntamenti che hanno voluto ricordare in occasione del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e festa delle Forze Armate, questo conflitto. Si è partiti da Piazza Indipendenza dove, dinanzi al monumento ai caduti di tutte le guerre, è stata deposta una corona da loro, ma il 4 novembre è stata l'occasione per gli studenti castrovillaresi di visitare la caserma dei carabinieri dove ad accoglierli c'era il capitano Antonio Leotta. Avvenimenti raccontati anche in una mostra dal titolo Tapum sui sentieri della Grande Guerra, allestita all'interno del Castello Aragonese e curata da Mistica Calabria. Diari, corrispondenze e testimonianze ben visibili per ricordare e far riflettere su un conflitto che mai prima di allora aveva raggiunto simile violenza, coinvolgendo nazioni e popoli. Vuole rappresentare meglio gli oggetti che sono appartenuti ai soldati che combattevano in trincea. Si possono vedere le gavette, i gavettini, gli elmetti, borracce, tutto ciò che apparteneva ai soldati e che giornalmente usavano per vivere in trincea. Abbiamo voluto ricostruire anche una trincea dal vero con l'effetto sonoro dell'assalto. Ma anche una sezione dedicata al mondo femminile tra la fine dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento, curata da Mena Filpo e Ines Ferrante. Tutto ciò che riguardava il corredo della donna in quel periodo, il corredino dei bimbi, quindi abbiamo voluto riprendere un pochino quello che poteva essere il mondo della donna in quel periodo. Ed ancora un grande libro scritto da una giovane castrovillarese, Claudia Rende, dal titolo Solstizio sul Piave, Ettore Manes, ritratto di un eroe, capitano castrovillarese caduto a Fosso Palumbo nel 1918 a soli 24 anni. Era una mente brillante, è stato un ardito, era molto, aveva un'intelligenza vivace, e questo si vede dagli scritti e dai racconti di chi lo ha conosciuto, ed era molto coraggioso. Lui era sempre il primo a buttarsi in battaglia, all'assalto, e si faceva seguire dai suoi uomini, tanto che nelle lettere dei suoi compagni d'armi si nota l'amore che provavano per lui, perché era ben voluto proprio perché era buono e aveva una carica che riusciva anche a infondere agli altri.